Benvenuti, oggi abbiamo nella serie di interviste che stiamo facendo, come state ormai vedendo sui social, perché siamo ormai sulla strada che porterà il prossimo dicembre all'uscita del nuovo libro dedicato all'immobiliare. E senza spoilerare tanto, oggi ho il piacere di avere e di farvi conoscere una persona molto 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 in gamba ed un professionista del settore extra alberghiero. Adesso andremo a vedere di che cosa stiamo parlando. E ho con me il piacere di avere Giuseppe Lattanzio, meglio l'avvocato Giuseppe Lattanzio. Buonasera Alessandro. Ciao, come stai, Giuseppe? Tutto bene, è un bellissimo periodo di lavoro e di organizzazione del mercato. Bene, bene. Allora, Giuseppe, io ti chiamo Giuseppe perché ormai stiamo lavorando insieme su questo progetto che ti vedrà poi peraltro come all'interno del libro, del prossimo libro che uscirà, proprio nello specifico come professionista che effettivamente come imprenditore, oltre che come avvocato, lavora nel mercato delle sublocazioni. Adesso andiamo ad approfondire un po' questo mercato qui, ti farò alcune domande Certo. e prima di iniziare, io ragazzi vi voglio dire che l'avvocato Giuseppe Lattanzio è autore anche del libro L'affittacamere, giusto Giuseppe? Ci vuoi parlare? Vuoi dirci un Ne ho, po'? in realtà sono quattro manuali che tra l'altro io non usciranno il 22 maggio del 2020, se tecnicamente è domani, ecco, ma li sto rilanciando perché ho scritto quattro manuali passo passo per avviare un'attività extraalberghiera, che sia un B&B, casa vacanza, affittacamere o locazione turistica. E in 2 anni sono cambiate tante cose, soprattutto molto sul tema di oggi è cambiato e soprattutto anche la disponibilità economica e ad investire del gestore. Per questo ho deciso di rivedere un po' il tutto Dove in lo altra troviamo il libro, Giuseppe? forma. Li trovate su Amazon. Tutti e quattro. Tra l'altro, però, c'è un regalo in più questa volta. C'è un videocorso. Quindi, indipendentemente dal libro che comprerete, comunque c'è un videocorso allegato gratuito che vi permetterà di fare un ragionamento collaterale a quello che è il vostro e valutare sulla bilancia se effettivamente quella che era la vostra idea è corretta, oppure potete usare un'altra, oppure un insieme. Perché cerco di, come ti posso dire, Alessandro, cioè cerco di incrociare tutti questi elementi. Certo. Non per niente, solo il libro nella nuova edizione ha quasi 45 pagine in più. Ah, beh, comunque il mercato si evolve, quindi è giusto Vero. comunque diciamo aggiornarlo, ecco, se così vogliamo dire. Allora, Giuseppe, io intanto sono felice di averti con me perché Anch'io. ti farò grazie, ti farò delle domande e giusto per far capire a chi opera già nel mercato immobiliare, quindi a chi ci segue, come eventualmente poter integrare questa professione, oppure a livello imprenditoriale proprio, se vogliamo prendere a livello imprenditoriale, perché qui ci sono delle sfaccettature che possono cambiare, correggimi se sbaglio, tra svolgere come professione o come a livello imprenditoriale vero e proprio, Sì. no? Ok. Facciamo conoscere un po', accenniamo un po' a quella che cos'è la sublocazione, come funziona. E quindi io la prima cosa che ti chiedo, così su due piedi, perché hai scelto, perché poi il ramo immobiliare di quello di cui parleremo nel libro che uscirà a dicembre, di quello di cui parlerò nel libro a dicembre, ci sarai anche tu, abbiamo spoilerato questa cosa, è chiaro che nell'immobiliare ci sono una serie di ramificazioni, io le chiamo così, perché Vero. io, chi ci segue sa che mi occupo di aste, mi occupo di saldo e stralcio, quindi ma nello specifico di quello. Poi l'immobiliare, io la vedo come, faccio sempre questo paragone, uso questa metafora, l'immobiliare io lo vedo come una sorta di quercia, quindi che è un settore, un grande settore, un macro settore, e sotto tutte le sue radici sono esattamente tutte quelle piccole nicchie, quindi quelle famose ramificazioni di cui parlo, tra cui c'è anche la sublocazione, perché poi c'è l'home staging, cioè, ci sono le aste, c'è cioè il mercato libero, ce ne sono tante, tra cui la sublocazione, che è veramente un'ottima fonte di investimento per chi come te lo fa
a livello, ad alti livelli, quindi a livello professionale ed imprenditoriale. E quindi io ti chiedo, visto che io non è nello specifico il mio ramo quello, però è un'idea che ho fortemente, la voglio percorrere, su questo sono sicuro che tu mi aiuterai, quindi ti chiedo perché parli di sublocazioni, perché hai scelto questo ramo? Allora, io parlo di sublocazioni per un semplice motivo, è il modo in cui si è sviluppato il settore in cui io lavoro, perché molti gestori non avevano la disponibilità di utilizzare o di possedere un immobile. Quindi attraverso la locazione e poi la sublocazione verso gli ospiti hanno iniziato a gestire quello che poteva essere una locazione turistica, oppure un B&B, una casa vacanza, un affittacamere, proprio perché magari o l'immobile di proprietà non si prestava a fare quello, oppure perché l'attività iniziava a crescere, quindi era necessario anche possedere più immobili. Quindi in questo modo, tramite la sublocazione, noi possiamo usare qualsiasi immobile che magari non è nostro e poterlo destinare o ai turisti, o magari come è tornato di nuovo sul mercato quest'idea, anche destinarlo a lavoratori o a studenti. Tuttavia, la questione è un po' diversa, Alessandro, perché quando parliamo di turisti, quello è un mercato in cui effettivamente il prezzo lo fa il mercato, lo fa il target di riferimento, se sono famiglie, se sono ragazzi, se sono coppie o sono gruppi di amici, lo fa anche la qualità dell'immobile, lo fa anche un po' quello che è il nostro, come posso dirti, il luogo in cui siamo, perché se siamo a Roma è diverso che fare Certo. sublocazione per destinare i turisti come magari lo è Bari, lo è Milano o lo è L'Aquila o altro. Però quello che su cui ci dobbiamo poi soffermare è anche capire dove ci troviamo, perché se non vogliamo soffermarci sui turisti, ma la nostra idea è di prendere una casa in locazione e poi sublocarla agli studenti o ai lavoratori, dobbiamo poi farci dei conti, perché non è tanto quello che noi dovremmo pagare, è l'impegno economico che prenderemo verso i proprietari, un canone di locazione per un tot di anni, per poi sublocare. Più che altro è fare riferimento a dove ci troviamo, perché se ci troviamo in un paese con più di 10.000 abitanti, oppure in un paese in cui è nella prima cerchia di una provincia, o di una provincia o di una città metropolitana, non potremo decidere noi quanto è il canone di locazione o meglio di sublocazione, perché ci sono degli accordi. Allora lì dovremo fare un discorso prima, comprendere a quanto sconto riusciremo a prendere l'immobile o ad acquistarlo, oppure, come posso dirti, anche Il concetto è allocare. sempre quello, come quando uno compra, se compri bene puoi fare tutti i ragionamenti del mondo, Certo, puoi ma dire anche nella sublocazione a volte cosa infatti. succede? Lo stesso ragionamento, magari l'immobile si presta per posizione o per nostra idea, che non per forza deve essere l'idea del mercato. E quindi cosa facciamo? Possiamo parlare con il proprietario e dire: guarda, tu vorresti un canone di 500, ci sono dei lavori da fare, facciamo che ti spalmo questi lavori non su 500, tipo sono 10.000 euro di lavori, non ti pago per tanto il canone. No, comincio per, cioè, mi fai invece di 500 per 4 più 4 anni, mi fai 300 per 4 più 4 anni. Siamo tutti contenti, perlomeno io mi prendo un immobile che a questo punto Quindi si possono raggiungere questi accordi tranquillamente. sì, molti dicono che non è possibile. La verità è che bisogna parlare chiaramente all'inizio con il proprietario, spiegare chi sei, che cosa fai, qual è il tuo obiettivo. Perché Esatto. molto, molto spesso mi dicono: vabbè, guardi, avvocato, ma se mi dicono, ma tu quindi apri un B&B, allora l'affitto, o meglio, il canone di locazione non è più 500 euro, è 1.000. Io dico no, perché non funziona così. Se va, deve andare così, allora a questo punto dia al proprietario: guarda, diventa mio socio. Ma Certo. non posso pagarti il doppio e quindi partire con questo svantaggio soltanto perché secondo te io poi guadagnerò di più. A Guadagnerò di più. te Sì, non interessa la infatti. destinazione dell'immobile. Io te lo sto collocando comunque ad uso abitativo. Punto. Il resto non cambia. Quindi tu per, diciamo, in due righe l'hai scelto, quali sono stati i tuoi due punti di forza che ti hanno fatto venire questa voglia di seguire il mercato delle sublocazioni? Perché è un mercato un po' più semplice del resto del mercato, perché non voglio entrare molto nello No, specifico certo. vista, ma c'è un'altra forma con cui si può gestire un immobile senza possederlo. È una forma di property management che richiede determinati requisiti, contratti e quant'altro. La sublocazione è anche molto semplice, perché si parte dalla locazione,
e si chiede al proprietario di inserire nel contratto una clausola con cui ci autorizza a subloccare l'immobile, perché se no il contratto è nullo. Quindi Certo. cosa succede? Che lavorando in questo modo è realmente qualcosa di molto ma molto semplice. Sì, è come possedere un immobile che però non è tuo, però comunque hai comunque un'entrata extra e quindi comunque sicuramente se affitti più immobili chiaramente diventa un qualcosa di più importante. Però bisogna... Infatti è qualcosa che tu ti ricordi, no? Come funziona nelle grandi città. Ci sono sempre i soliti che affittano le case, studenti e lavoratori. Certo. È arrivato qualcuno in ogni grande città, più o meno le stesse persone, a volte completamente diverse, che hanno deciso, cioè, okay, facciamo questa cosa a livello un po' più professionale. È una vera e propria attività. La differenza dov'è? Sia nell'accordo fatto con il proprietario, il canone di locazione, cioè, si guadagna anche inizialmente con un canone basso, sia sul numero di immobili. Certo. Quindi tu alla fine, vabbè, il vantaggio è chiaro. Uno mediamente, se volesse iniziare, no? Anche con, non parlo a livello economico perché poi dipende da zona, come dicevi, da città, cioè sarebbe inutile e riduttivo parlare di canoni o comunque di somme, perché comunque è chiaro che il proprietario ti chiede comunque, anche se prendi una casa per andarci a vivere, ti chiede comunque le 2 o 3 mensilità di anticipo, più di un mese in corso, quindi non parliamo di quello perché poi i canoni cambiano da zona a zona, da città a città, ovviamente. Ma ci sono dei parametri, per esempio, di immobili che ti consigli da prendere in considerazione, cioè tipo un immobile che ha almeno 2 o 3 stanze, oppure come possono essere, per esempio, suddivise eventualmente. Sai, diamo un'idea un po' di Sì, questo. quello che ho notato io per esperienza, Alessandro, è che molto spesso si pensa con la stessa mentalità con cui si ragiona per vivere in un immobile. Quindi molti dicono che sono ricercati i monolocali, puntiamo sui monolocali, ma non è così perché molto spesso ci sono delle case molto più grandi. Ci sono anche nel centro spesso delle case con 2 bagni che ben si prestano per essere poi locate, cioè Certo. prese ad un prezzo minore di un monolocale, perché qui su Bari, un monolocale, lo puoi pagare anche 500 euro in affitto in centro, ma potresti prendere un quadrilocale a 800-900 euro. Quindi già si comprende da monolocale a quadrilocale, Si beh, lavora c'è. sulla quantità sostanzialmente, Sì. non solo nelle stanze di una casa, ma poi sulle varie proprietà, giusto? Sì, anche se ora ti dirò, è cambiato, bisogna fare attenzione, bisogna abbandonare quella che era l'idea vecchia dei proprietari, cioè tutti ammassati, tavolo piccolo, tanto ci sono lì per dormire i ragazzi, i lavoratori, perché lavorano, perché studiano. No, adesso le aree comuni sono un po' più da tenere sott'occhio, per quanto Per quello che è adesso si successo, possa certo. incontrare, sì, però un po' le aree comuni, un po' le aree dedicate allo studio, al lavoro, sono un po' più importanti, non per nulla. Anche tutti quelli che gestiscono immobili o usano le sublocazioni per destinare i turisti stanno avendo delle richieste per dei tempi un po' più lunghi e stanno utilizzando comunque delle scrivanie apposite, delle sedie apposite, delle lampade apposite, perché sanno che quella persona proprio un turista non è. Sì, perché comunque la gente in qualche modo oggi vive la situazione, lo vivrà probabilmente per i prossimi 2 o 3 anni, credo, ma diciamo almeno un paio sicuro, secondo me, per quello che appunto abbiamo passato, la gente è spaventata, c'è molta gente che la vive veramente male questa pandemia. Io personalmente no, però non so tu, però molta gente la vive veramente male, ma molto male, quindi Guarda, Alessandro, più che altro quello che bisogna fare è di nuovo, sappiamo che in questo momento del mercato si può ritornare a ragionare con dei buoni sconti o comunque sia con dei buoni prezzi. Allora, bisogna avere le idee chiare. Cosa faccio? Utilizzo la sublocazione, anche perché a livello di pianificazione fiscale, legale è un po' più semplice. Va bene, magari trovo un socio e comincio a lavorare, comincio a vedere come va, mi piace, non mi piace. È anche molto semplice eventualmente l'exit, cosa Certo. da non sottovalutare, perché tu lo sai, Alessandro, molto spesso può capitare che qualcuno entri in questo settore, non dico per capriccio, no, ma voglio valutare,
problema è che molti cosa fanno? Però non ha la via d'uscita poi. La via d'uscita se la creano male. A volte mi è capitato di trovare delle persone che per loro la via d'uscita era il contratto. Cioè io certo. non prendo un 4 più 4, prendo un transitorio, tra l'altro camuffando la causa di transitorietà alla base, e quindi provo per 18 mesi. Poi vediamo quel che succede. Ma non è quella la via d'uscita. La via d'uscita è tu usi un contratto di uso abitativo, un 4 più 4, ma regolarizzi in un certo modo il tuo potere di recesso. Sì. Perché dopo 18 mesi, se tutto sta andando bene, il proprietario ti dice, sai che c'è? Mi hai messo l'immobile a reddito. Ormai ho visto cosa hai fatto. Lo uso io adesso. Il transitorio non si può rinnovare. Certo. A tuo piacere. Certo, sì, come infatti. Io una cosa che ho imparato nella mia... Io pazzi con il mercato immobiliare dal 2010. Ho iniziato a guardare le aste, eccetera, eccetera. Una delle cose che ho imparato, a mio discapito, sulla mia pelle, perdendo spesso, soprattutto all'inizio, un sacco di soldi, ho perso veramente un sacco di soldi, e poi quello fa parte dell'esperienza, chiaramente, perché se non fai, non sbagli, ma sbaglia solo chi fa, ovviamente, e quindi di conseguenza poi ottieni i risultati, così come temme. La cosa che ho imparato è avere l'uscita ancor prima di entrare. Okay. È fondamentale e hai assolutamente ragione. Hai okay. assolutamente ragione su questo. Quindi io ora mi chiedo, ma ti chiedo anzi, il mercato attuale, quindi mi hai già anticipato che comunque le persone vogliono, sai, la propria scrivania, vogliono uno spazio un po' più, no? Tra virgolette personale, chiamiamolo così, correggimi se sbaglio. Quale sarà quindi il mercato nei prossimi mesi, nei prossimi 12 mesi, partendo da quello attuale, visto che adesso si sta sbloccando un po' la situazione? Beh, studenti, non tanto gli studenti, perché da quanto so non sono tornati a seguire, a studiare in classe, ma quanto i lavoratori. E non sappiamo se a settembre ritornano. È vero, è vero. Ma non solo. Per esempio, ci sono lavoratori che si spostano, sono ancora i teninali, perché non sono i tipici lavoratori che sono impiegati d'ufficio, che ora sono in smart working. Ci sono molti lavoratori che si spostano. Allora, l'obiettivo, lo sviluppo del mercato nei prossimi 12 mesi, è proprio fatto di numeri, cosa che magari non si è fatta all'inizio. È proprio dire io dove mi trovo. Sono in un luogo in cui se utilizzo per accogliere i lavoratori, perché io ho un contratto 4 più 4 di uso abitativo che mi dà il possesso dell'immobile e ho regolato la gestione lato proprietario. Poi vado lato ospiti, chi sono i miei ospiti lavoratori? Se mi trovo in un paese, in un luogo in cui il canone del transitorio è concordato, molto spesso gli accordi sono vecchi, i canoni sono bassi, allora lì devo veramente creare un business plan e capire quanto ci guadagno. Perché se è Certo. vero come è vero che con i lavoratori non ci sono i check-in, i check-out, è tutto quello che potrebbe, tutto quello che ruota attorno al mondo del turismo, ma è anche vero che molto spesso c'è questo canone che è concordato, che quindi ti porta ad avere un po' di problemi, ecco, che secondo me è una cosa da non E sottovalutare. quindi tu dici di evitare cosa nello No, non specifico? c'è nulla da evitare, c'è da analizzare. Se la sublocazione la usano per destinare i turisti, allora normalmente il canone di locazione non deve superare il 25% di quello che è il fatturato medio o le entrate medie che produce un determinato immobile mensilmente. Cioè, facciamo un esempio numerico, scusami Giuseppe, Beh, perché se per esempio ascolta, giusto? da un immobile entrano 2.000 euro di guadagni di entrate mensili, allora vuol dire che quel canone di locazione dovrebbe aggirarsi attorno ai 500 euro, il 25% della somma che mediamente percepisco mensilmente. Poi ovviamente sappiamo che tutti i mesi non sono così, però. Certo, quindi metti in preventivo anche quella perdita che ci potrebbe essere pure di un 10-20%, credo, Oh, in sì, alcuni ma mesi. più che altro questa cosa all'inizio è un po' difficile da farla, bisogna farsi aiutare, però quando qualcuno ha un po' di esperienza, già conosce i guadagni, le entrate annuali, le può dividere con una media mensile e sa che okay, mediamente sono, non so, 1.800 euro al mese, se sono 1.800 euro al mese non potrò pagare ho un Un con quarto. locazione che superi i 4.50. Posso anche spingermi a 600, cioè al 33, Però è 30%, rischioso, certo. ma deve valerne la pena. Questo per i turisti. Se invece io devo realmente affidarmi e ospitare i lavoratori, la devo fare proprio il conto con questi contratti, questi canoni concordati. Perché
Perché anche a frazione di immobile, anche se l'immobile è ammobiliato o quant'altro, però ci sono delle griglie, dei parametri in cui stare. Per questo io consiglierei sempre di fare queste valutazioni, ma su un business plan, realmente su un business plan. Va bene, per questo poi te ne occuperai tu di aiutare chi ci sta guardando eventualmente ha bisogno. Sì, Senti, con piacere. Giuseppe, come lo vedi il futuro nelle sublocazioni, visto tutto ciò che abbiamo passato? Allora, nelle sublocazioni è un futuro fatto di persone non più tante come prima, ma di meno e soprattutto molto più organizzate. Però ho notato che le persone sicuramente sono più organizzate, perché diciamocelo chiaramente, c'è stato quello che è successo nel 2020, li ha fatti spaventare i gestori, quindi la loro idea era dobbiamo uscire in 30-60 giorni dal contratto. Ma se tu ci hai investito un po' di soldi nell'immobile, sei sicuro che vuoi uscire in 30-60 giorni? No, magari ci accordiamo con i proprietari e già prevediamo che ci sarà un'interruzione del pagamento del canone nel momento in cui accadono alcune cose, come per esempio zona arancione o gialla che ti impedisce anche magari di ospitare un Cioè tu lavoratore. dici delle vere e proprie clausole da inserire, Ecco quello che non perché. sappiamo, sì, infatti. L'operatore sarà, ce ne saranno di meno, ma saranno professionisti in entrambi i mercati, sia nei mercati che si destineranno gli immobili agli studenti e lavoratori, sia nei mercati che poi resteranno sul turismo. Ecco. Meno, ed è quello poi che hanno Più fatto le persone. qualità. Sì, soprattutto hanno approfittato molti operatori del settore in quel periodo di fermo e comunque in questo periodo particolare di ripartenza o non ripartenza, ne hanno approfittato tanto per dire ok, ci dobbiamo strutturare meglio, perché i grandi lo hanno già fatto. Perché poi quando ripartiremo saremo tutti su una linea di partenza. Allora il piccolo che è diventato professionista avrà molte più chance di giocarsela con il grande. Il grande chi intende, si può Le dire. grandi società, ci sono società che per esempio affittano in tutta Italia le stanze di studenti con varie formule. Vabbè, non facciamo il nome, va bene. No, oppure ci sono le grandi società che gestiscono 800, 1000, 1200 immobili che sono vicini anche alla quotazione, cioè in borsa a Milano. Quindi ci sono veramente grandi. Ok, non si potrà mai pensare di sfidare i grandi, però se i grandi hanno acquisito tanto mercato, avranno un perché. Certo, Ora, bisogna non seguire dico, quella scia sì, non sostanzialmente. dico che ti devi prendere il tuo avvocato e il tuo commercialista, te li devi portare in studio da te e devono diventare come le grandi aziende, le consulenze in-house. No, però Nel piccolo fare del proprio meglio, certo, quello sì. la squadra conterà tanto nel futuro, perché Assolutamente, non so assolutamente. se si potranno fare altri errori rispetto al passato. E vabbè, il tempo ci dirà, dai. Gli Sì, errori ci stanno sempre alla fine. come diceva il mio mentore, il gioco si è rotto. Il gioco Cioè, si è rotto e va prima ricostruito. entravano di tutto tanta gente in questo settore e dice ok, l'immobile è 500, ma se tu apri un B&B 1000 non fa niente, perché tanto col B&B sui numeri, prezzi bassi o comunque sull'affittacamere, sulla locazione turistica, prezzi bassi, rovinando il mercato, si portava a casa un altro stipendio. Ma adesso questi discorsi. Adesso non perché loro non, chiaramente non sono strutturati e soprattutto, come dicevi, non hanno quella professionalità che gli permette di stare al passo con chi invece lo fa a livello imprenditoriale, in maniera seria, cioè diverso, chiaro. Quindi ha tolto un po' via, diciamo, la spazzatura dal mercato, se Sì, è passami il termine. Senti, vero. un'ultima domanda ti vorrei fare, Giuseppe. A chi consiglieresti, per esempio, appunto la sublocazione? A chi la consiglieresti e a chi no? La consiglierei a chi, come si usa a dire a Bari, ha un po' di polvere da sparo, nel senso ha del denaro che può anticipare, perché parliamoci chiaro, la sublocazione ha alla base la locazione, che è quella che noi abbiamo conosciuto all'università, 2 mesi di caparra. I nostri genitori si sono sposati 3 mesi di caparra perché magari non hanno potuto subito accedere ad un mutuo per acquistare la casa. Bisogna Ma avere un così po' di liquidità, so, per iniziare, un po' questo di sì. liquidità, anche perché la liquidità ci permette già di essere organizzati, controllare il da farsi, pianificare qualche mese di lavoro nell'immobile per essere pronto con il nostro target e partire. Devo dirti anche un'altra cosa: molto spesso ho notato però che chi ha abbastanza liquidità preferisce fare un altro salto, preferisce comprare l'immobile e quindi non avere la base allocazione per poi sublocarlo.
compra l'immobile avrebbe solo la locazione. Si può accendere un mutuo, Però, dici, no? Con il mutuo. sì, ma anche perché non si vuole tenere una certa somma di denaro in banca o altro, e quindi si pensa in questo modo. Certo. Tuttavia, la scelta deve essere ancora più importante, perché non possiamo sbagliare location, cioè luogo e settore, e l'exit è un po' diversa. Inoltre, anche per entrare nell'investimento sono diversi. Beh, allora a quel punto diciamo che scegliere la zona è importantissimo in quel caso, perché chiaramente, come dicevi prima, bisogna capire qual è il target di riferimento innanzitutto. Quindi cercate di, come dice l'avvocato Lattanzi, cercate di scegliere la zona. Detto ciò, io spezzo una lancia a mio favore: comprate un immobile in asta o a stato estraccio, così risparmiate sull'acquisto dell'immobile. Anche perché il mutuo lo potete comunque avere anche comprando in asta, quindi non è detto che solo nel mercato libero lo potete comprare. Quindi andate già a risparmiare diverse migliaia di euro, una buona percentuale, una buona fetta di percentuale sull'acquisto dell'immobile, e poi partite con la sublocazione, dopo che avete fatto una serie chiaramente di analisi, tra cui anche questa. Giusto, Giuseppe? Ma è così, è perfetto. E molti, magari non tutti questi insiemi di argomenti, magari non li vedono di buon occhio, perché noi veniamo da una certa cultura italiana, la casa è importante e quant'altro. Però alla fine magari ci sono persone che hanno realmente tante case e noi abbiamo quella chiave per poterle utilizzare, perché magari troviamo un proprietario che ce l'ha lì a morire, si è indebitato, oppure paga tante tasse e l'immobile non frutta. Non Però lo vuole, sì, sono una serie di valutazioni, per ognuno se sta noi l'uso che se ne ci fa. vedono professionisti, Alessandro, come dici tu, no? Come, anche come spiegato nel libro, se vi vedono come professionisti, il discorso cambia, È perché diverso. al giorno d'oggi contano i risultati. Assolutamente. Quindi quel famoso mito che qualcuno, sai, che ogni tanto ho letto sul web, o diciamo voci di corridoio, di chi dice: io vorrei iniziare con le sublocazioni, perché forse ti sarà capitata anche a te, quindi la domanda forse indirettamente o direttamente ti sarà capitata. Con la sublocazione, l'idea della sublocazione mi piace, voglio iniziare possibilmente senza soldi, raggiungo un accordo, cioè lo fanno un po' così, raggiungo l'accordo con il proprietario e poi proviamo a vedere se va bene. E il proviamo, già l'ho Se detto proviamo è già te, sbagliato. anche perché magari non, il proprietario fiuta quello che vogliamo fare, non Inesperienza, eh sì, anche, tratta a certo. suo favore e poi ci manda via. Non è Certo. proprio una cosa ma molto bella. Oppure sbagliamo noi? Cioè sbagliamo, perché è una cosa che dobbiamo sapere. Nel momento in cui noi sappiamo che il contratto, stipuliamo un contratto transitorio, ma sappiamo che la causa di transitorietà è finta, il conduttore può andare dal giudice e dire: guarda che il proprietario lo sapeva, oppure il locatore lo sapeva. Beh, qui Come sono trucchetti che non diciamo, dai, soprattutto. no, io quello che voglio fare, attenzione, perché poi convertimi in contratto, noi facciamo ci provochiamo un danno, ma anche a volte scrivere alcune cose in modo errato. Per esempio, Alessandro, facciamo dei lavori in casa e ci dimentichiamo che alla fine del periodo di locazione l'immobile deve essere restituito nello stesso modo, o comunque nello stesso stato, salvo per il normale. E come si fa lì poi? Quella è la Bisogna domanda. prevedere un caso in cui io spiego al proprietario: se io ci faccio un secondo bagno, per quanto una miglioria o altro, oppure se io modifico un muro perché ho bisogno di dividere quella stanza e di metterci gli studenti, caro proprietario, quando terminiamo il periodo di locazione, io ti lascio l'immobile così e tu accetti. Ora. Quello è il famoso exit di cui parlavamo prima, perché molti invece fanno il lavoro ancora prima di avere non tanto l'autorizzazione, ma proprio perché l'autorizzazione te lo dà il proprietario, casomai, però poi alla fine diciamo: vabbè, adesso non lo voglio più, me lo devi togliere quel bagno. E no, invece tu devi utilizzare l'autorizzazione e l'exit, perché poi lui, come dicevi prima, non è che poi ti deve chiedere di toglierlo, perché quelli poi saranno costi che dovete aggiungere voi, ragazzi, perché a farlo ha un Assolutamente. costo, a toglierlo è un altro, cioè. Assolutamente. È Ecco, vero. va bene, va bene. Allora, io ti ringrazio, Giuseppe, per essere Grazie a te, Alessandro. stato mio ospite. E chiaramente, ragazzi, l'avvocato Giuseppe Lattanzi, con la sua esperienza nel mercato delle sublocazioni, quindi dell'extraalberghiero, lo ritroverete poi nel libro che uscirà a dicembre, e non voglio spoilerare altro. Saluto, grazie ancora, Giuseppe, ci Grazie, sentiamo alla Alessandro, è stato prossima. un piacere. Ci vediamo alla prossima. Ciao.